E l'ultimo saluto qui in questa scrivania, in questo ufficio da sindaco di Napoli, il più longevo dal 1806, per me è stato un grande onore, un grande privilegio, una grande fatica, ma oggi voglio solo ringraziare, voglio ringraziare innanzitutto i napoletani. Non dimenticherò mai sguardi, sofferenze, lacrime, sorrisi di gioia, abbracci, critiche. I bambini, gli eventi internazionali, i concerti, i funerali, i matrimoni, i vicoli, le strade, le piazze, le autorità internazionali, le grandi star, Sofia Loren, le grandi mostre, ma soprattutto il popolo, che è stata la mia forza, io dico qualche volta il mio partito, il che non è populismo. Voglio ringraziare poi tutte le compagne e compagni di viaggio, assessori, consiglieri comunali, collaboratori di staff, il personale, i dipendenti del comune, delle municipalità, della città metropolitana, di tutte le aziende del comune e della città metropolitana. In questo momento non ho nessun pensiero con chi anche si è comportato male, ma solo bei pensieri, bei ricordi. E quell'emozione necessaria. Poi consentitemi anche di ringraziare 130.000 calabresi e calabresi che mi hanno votato facendoci raggiungere il 16,5% nell'elezione più difficile regionali in Calabria, con una legge regionale quasi impossibile, nella regione la più difficile, la più complicata, dove i blocchi di potere, il voto di scambio, gli apparati sono molto forti. Abbiamo avuto un voto libero, pulito, eletto due consiglieri regionali. Voglio ringraziare le candidate e i candidati, persone bellissime che in poche settimane ci hanno consentito di fare sei liste. Voglio ringraziare anche qui i volontari che hanno fatto un lavoro enorme. Voglio ringraziare il mio staff, i miei collaboratori, la mia famiglia, che mi ha visto lontana quasi per tutte le giornate in questi 7-8 mesi. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a mio fratello Claudio, che per la quarta volta mi ha supportato e sopportato in questa campagna elettorale, senza un finanziamento di un centesimo, senza un partito, senza un apparato, senza una congrega, senza una massomafia, senza nessuna struttura, senza lobby, con lo zainetto. Adesso è venuto il momento di riflettere per come continuare a spendere la vita per il bene comune, per il nostro paese, ma soprattutto per il nostro mezzogiorno che ha tanto bisogno di persone che fanno politiche di istituzioni non per interessi personali, familiari, ma esclusivamente per come la Costituzione insegna. Per il bene della Repubblica. In più voglio ricordare a chi pensa che la politica sia sempre un qualcosa che ti porta a qualcosa, non mi sono nemmeno candidato come consigliere, consentendo a due consiglieri di essere eletti e quindi senza nessun tipo di paracadute politico. Così ho fatto da magistrato, così faccio da politico, così farò sempre. Quindi ringrazio tutte le persone che mi vogliono bene nell'attività politica, che mi sostengono, che mi criticano in maniera costruttiva. Ho riscontrato in questa campagna elettorale un'umanità straordinaria che non dimenticherò mai di essere arrivato nei punti in cui mai nessuno è arrivato, incrociato occhi, dato fiducia. Certo, non abbiamo raccolto come auspicavo, la Calabria evidentemente non è ancora pronta per passare dal ricatto al riscatto, ma comunque una luce l'abbiamo accesa e non ci fermeremo mai. Grazie a tutte e tutti, questo è l'ultimo saluto. Da Palazzo San Giacomo, con emozione ho vissuto il privilegio di fare il sindaco nella città più bella del mondo, una città in cui sono nato.